Sapere come è fatto un angelo custode. E non immagineresti mai che possa apparire in una Seat Ibiza del 92. Scusa, dai un minuto? E l'oro? L'oro è già in Portogallo. In una casetta. La casetta del tesoro. Mi chiamo Tokyo. Ma quando è iniziata questa storia, non mi chiamavo così. Quello che nessuno poteva immaginare quando questa storia è iniziata è che saremmo stati scortati e nascosti da un gruppo militare d'élite. E che avremmo avuto una nuova vita senza che nessuno sapesse la verità. Una nuova vita. Libera. Pieni d'oro fino al collo. In modo che nessuno della banda avrebbe mai più dovuto rapinare banche. Tutti i film sulle rapine, le maschere fanno paura. Zombie, scheletri, la morte, tutta roba così che... Se è armato, un matto fa più paura di uno scheletro, te lo assicuro. Ora basta. Chi è lo scemo con i baffi? Andreste, prego! Ho passato la vita facendo un po' il figlio di puttana, ma oggi... credo di voler morire con dignità. No! Avanti, siediti qui. E ora state buoni voi tre, altrimenti vi spacco il fucile in testa. Come stai? Mi sono saltati alcuni punti. Dov'è? Non lo so. Dove? Non lo so. Denver. Siamo qui, grandissimo figlio di puttana. Voglio che ognuno scelga un soprannome, qualcosa di semplice. Possono essere numeri, pianeti, città. Una cosa tipo il signor 17, la signorina 23. Ho quasi fatto un casino. E i pianeti? Io posso essere Marte, lui Urano. Ma io Urano non lo faccio. Grazie. Cinque mesi in cui studieremo come portare a termine il colpo. Come sarebbe cinque mesi? Ma dico, siamo impazziti. Ricordati. Cosa? Non guardare indietro. Va bene. Però non so se ci riesco. Ti voglio bene. Ti voglio bene anch'io. Anch'io.